Vi confesso che ero venuto all'assemblea con qualche perplessità, non avendo assolutamente le idee chiare, e quindi porto il mio contributo in maniera un po' disorganica facendo alcune riflessioni con voi, le quali traggono lo spunto da cose che sono già state dette. L'altro giorno in televisione il sindaco di Barletta, ad esempio, ha detto che, riferendosi al noto fatto di cronaca che tutti voi ben conoscete, che in fin dei conti non ce la dovevamo credere più di tanto con questi signori perché donavano il lavoro. Ecco, allora un metalmeccanico prima ha riaffermato il concetto che il lavoro è un diritto e che non è donare il lavoro. Il sindaco di Barletta sostanzialmente ha fatto lo stesso discorso che in maniera molto più sofisticata ha fatto Marchionne. Anche Marchionne vuole donare lavoro, perché lavorate nella misura in cui lavorate nelle mie condizioni, non nelle condizioni di diritto che noi abbiamo conquistato in Italia. Allora, lo statuto dei lavoratori è un bene comune, deve rimanere tale. I diritti individuali sanciti dalla nostra Costituzione sono un bene comune, devono rimanere tali. La coscienza dei propri diritti, e questo è il problema più grosso che abbiamo qua davanti, cioè non tra di noi ovviamente, ma che abbiamo davanti, la coscienza dei propri diritti è un bene comune che deve essere rivalutato. Gli ultimi due interventi, quello di Francesco Masciut, del ragazzo che diceva prima, si poneva questo problema, cioè come riusciamo noi a incidere in maniera più concreta in questa realtà dove tendenzialmente la politica sia di destra non, e gli altri, perché di sinistra, mi fa specie dire che sono di sinistra, io ho una lunga storia di sinistra, ero extraparlamentare 40 anni fa, sono rimasto extraparlamentare parlamentare adesso perché non so che cazzo votare, l'ho sancito per diritto. Il problema è che la politica che è stata fatta in questi ultimi 20 anni, sia a destra che a sinistra, ha puntato completamente alla suddivisione e la divisione sia verticale che orizzontale dei cittadini. Il neoliberismo e la privatizzazione è rubo a chi ha poco, mi faccio pagare le spese dallo Stato e lucro gli interessi. Il sistema è questo. Cioè, quando costruisco una centrale atomica, io lucro sulla produzione della centrale atomica, no? Però il problema delle scorie lo lascio per le 70.000 generazioni che vengono dopo, e quei costi sociali li pagano, li devono pagare gli altri. È il stesso problema, in una certa misura, che c'è anche con l'acqua, sapendo, ad esempio, che il nodo della GSP fra un mese o fra due o fra 5 mesi o fra un anno verrà il pettine, e verrà il pettine prepotentemente, perché non avranno neanche più le risorse per pagare gli stipendi. Allora o raddoppieranno, triplicheranno le bollette dell'acqua, o altrimenti non so cosa succederà. Quindi quello che io do l'adesione e cercherò di dare il mio contributo per quel che posso nel proseguo. Volevo soltanto fare una piccola proposta organizzativa, che vengano nominati 3-4 coordinatori e che agiscano, calendarizzino le iniziative e facciano sintesi anche del dibattito che c'è stato oggi.